Le gare più interessanti proposte dal terzo turno di ritorno del girone Vastese di terza categoria un posto di rilievo merita sicuramente quelle in programma a Furci, dove i locali, protagonisti di una buona stagione tendente all'ottimo in caso di aggancio alla zona playoff, ricevono il Torre Bruna, una delle pretendenti al salto di categoria, che occupa attualmente la seconda piazza ad una sola lunghezza dalla coppia di battistrada G.C. e Provasto. Per dirla tutta, la classifica è falsata dal numero di gare disputate dalle protagoniste per la lotta al vertice. Visto che il Torre Bruna deve recuperare tre gare, una delle quali in programma mercoledì prossimo è proprio con il Gissi, è abbastanza evidente che i tre punti in palio nella sfida odierna sono di fondamentale importanza per i rispettivi obiettivi stagionali delle due contendenti. L'avvio della truppa ospite è dirompente, con il gran diagonale di pasciullo che si infrange sull'incrocio dei pali, creando il primo brivido di giornata per l'estremo di casa. Di Santo si salva poco dopo quando abbranca la sfera sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina che gli appostati Matteo Ritrivi e Femminilli non riescono a concretizzare adeguatamente. I frutti dell'iniziale predominio Granata si concretizzano pochi minuti dopo, quando la gara rompe gli equilibri con la rete di Lella, favorito dal rinvio di Andrea Di Santo, che colpisce il suo compagno di squadra Berco, protagonista di un suggerimento involontario per l'attaccante avversario che ha gioco facile per infilare la sfera nella porta rimasta incustodita. Il furci non si scompone e al primo affondo significativo dalle parti di Agostino di Santo. Arriva il pareggio di Micle, abile a scattare sulla verticalizzazione di Mastro Berardino e ad aggirare l'estremo avversario vanamente proteso in uscita, arrivando infine a depositare la sfera nel sacco, nonostante il disperato rientro di Antonio Ritrivi. I padroni di casa, rinfrancati dal risultato rimesso in carreggiata, tornano a farsi pericolosi poco oltre la mezz'ora con la scorribanda di Franchella sulla corsia di sinistra che porta sulla ribattuta della difesa granata all'assist in area di Colamarino per Domenico Lapenna, protagonista di una sorta di rigore in movimento che manda la sfera a fondo campo. I biancazzurri di mister Pardi riaprono i giochi in zona d'attacco ma il bomber Mikle sparacchia le ortiche da buona posizione. La squadra avversaria ringrazia per lo scampato pericolo e va a sua volta a tentare la sortita con la battuta a rete di Mario Marianacci che dalla distanza impegna severamente il numero uno di casa. La truppa del presidente Ciancaglini replica prontamente con Mikle che riesce a concludere in area ma Agostino il di Santo chiude lo specchio della porta e argina l'offensiva dell'attaccante di casa. Dieci minuti dopo il temibile siluro in area dell'avanzato Ermindo Argentieri si spegne insidiosamente a fil di palo e a conti fatti rappresenta l'ultima incursione significativa della squadra di casa che, nell'ultimo quarto d'ora, concede troppa libertà di movimento agli avversari, i quali ringraziano e provano a mettere a frutto gli spazi concessi dal Furci al 29esimo buona azione corale di Granata con lo spiovente al centro di Capitane Femminilli che indirizza per Pelliccia, assist di prima intenzione di quest'ultimo e destro volante per il neoentrato Farina che esalta le doti reattive di Andrea Di Santo. Il portiere del Furci deve arrendersi al 37esimo quando su un lungo lancio dalle retrovie Jacopo Lapenna spizza la sfera che termina dalle parti di Matteo Ritrivi pronto a scattare e a involarsi a tu per tu con Andrea Di Santo freddato da distanza ravvicinata. Il Furci non agisce a tutto vantaggio del Torrebruna che anzi può legittimare il successo nei minuti di recupero anche se Andrea Di Santo è superlativo per annullare il tiro ravvicinato di Alessio Pelliccia. Alla fine i tre punti si dirigono in quel di Torrebruna con i Granata che diventano a tutti gli effetti la favorita per la vittoria finale. Mercoledì la truppa di Femminili avrà il recupero d'alta quota con il Gissi e da lì si potrà delineare meglio il destino del campionato. Siamo con il Mister Pardi del Furci. Mister, dopo un primo tempo buono loro. E il secondo tempo diciamo che avete giocato meglio voi. Poi il risultato, purtroppo. Ma sì, diciamo che è stata una partita molto equilibrata. Abbiamo avuto, soprattutto nel secondo tempo, tante possibilità di fare gol. Non le abbiamo fatte, purtroppo un errore difensivo e abbiamo preso gol. Un po' di sfortuna. Ce l'abbiamo avuta. Infatti, come diceva lei, una partita molto equilibrata, adesso la prossima? Eh, adesso ci aspettano ancora due battaglie, adesso abbiamo domenica prossima a Cupello e poi ancora abbiamo Vasto United qui a Forci. Eh, il campionato è un campionato molto equilibrato: sarà un po' insomma eh, fino all'ultima partita, tutti possono vincerlo il campionato. Bisogna dare merito oggi anche a Torrebruna perché ha fatto una bella partita, hanno giocato la loro partita, forse rispetto a noi hanno avuto un po' più fortuna, forse ai punti potevamo vincere noi la partita. Allora siamo qui con il mister del Torrebruna Femminili, mister eh, quella di oggi è una partita molto equilibrata, avete trovato un avversario che fino alla fine ha lottato. Sì è stata una partita difficile perché sapevamo che forse era una bella squadra, poi veniva da un successo a Gissi domenica scorsa con la prima, è una squadra molto, molto tosta, anche perché qua ogni anno ci perdiamo. Sapevamo che era dura, però ce l'abbiamo fatta, meno male. Abbiamo messo un mattoncino in più per, per la nostra classifica. Adesso, mister, in classifica? Adesso in classifica stiamo 5 punti avanti, mercoledì abbiamo un'altra partita di recupero con Gissi. E se vinciamo là, insomma, non dico che, però... Insomma, è duro, il campionato è duro, bisogna lottare tutte le partite. Poi abbiamo pure il centravanti che abbiamo preso a dicembre, che si è fatto male, si è strappato. Però dobbiamo lottare con i nostri ragazzi, abbiamo fatto sempre questo e i ragazzi stanno rispondendo alla grande.